Alleluia, raga, alleluia. Potrebbe esserci l'inizio di una nuova era. Ora voi mi direte, Matt, ma che cosa stai dicendo? A che cosa ti riferisci? Mi riferisco principalmente al discorso relativo ad un'importante notizia che è trapelata direttamente da Torino. Perché, come al solito, arriva ormai questa bomba, se vogliamo, importante, perché è importante, che presuppone già a gennaio un cambiamento. Voi sapete bene che nel momento in cui io sto girando c'è stato un infortunio importante nella nostra squadra, cioè un nostro giocatore è infortunato ed è infortunato per via di alcuni problemi legati appunto ad un piccolo, insomma, ad un dolore che ha accusato in allenamento. Però questo giocatore, oltre ad essere infortunato, è un giocatore che quando sta qui e gioca qui, purtroppo vive un periodo un po' di stallo da tanti anni. E purtroppo adesso questo periodo di stallo Giuntoli lo vuole interrompere, perché, cioè non lo vuole interrompere, lo vuole comunque da questo punto di vista chiarire che il contratto di quest'uomo non verrà né rinnovato né altro. Ora, piccola premessa, io non conosco i dettagli principali del contratto e del rinnovo, ok? Però piano piano adesso ne parliamo insieme, perché dobbiamo dire una cosa veramente molto importante e dobbiamo cercare di comprendere quali sono le dinamiche dietro questo enorme contesto che è importante. Ovviamente, ragazzi, che dovete fare? Inizialmente basta andare qua sotto, clicca sempre, ragazzi, ovviamente cosa dovete fare? Qual è la cosa principale, principalmente? Cosa dovete fare? Sempre, sempre, sempre. Solamente recarvi qua sotto, se vi va ovviamente clicca su iscriviti, mettere un bel like e sempre la campanellina, mi raccomando, attivatela, perché se voi non attivate la campanellina non vi arrivano mai le notifiche. Se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, Alessandro lascerà la Juve, non si sa quando, non si sa come, ma lascerà la Juve tra gennaio e giugno. Giuntoli, insomma, era già convinto quest'anno in estate di comprare un difensore centrale che usasse, tra virgolette, il piede sinistro, che giocasse a sinistra. Problemi economici hanno evitato questo acquisto e quindi ci siamo tenuti Alessandro, che è figlio di un rinnovo l'anno scorso ottenuto tramite un impiego, secondo me, eccessivo, dovuto anche al fatto che noi purtroppo non avevamo alternative sul centro-sinistra e quindi di conseguenza la situazione relativa, insomma, ad Alessandro è stata comunque orchestrata, secondo me, in maniera molto negativa, molto sbagliata. Tuttavia, la situazione attuale di Alessandro credo che sia molto chiara. Il giocatore è indecente sotto tutti i punti di vista. Non sta lavorando bene, quando gioca credo che sia inadeguato. Il fatto che gli sia stato rinnovato il contratto in automatico, credo a questo punto che il rinnovo sia breve, perché sulla stampa qualcuno aveva scritto che il rinnovo era pluriennale, quando in realtà credo a questo punto che il rinnovo sia di un anno solo, sia un solo anno di rinnovo automatico. E allora cosa succede se il primo anno è di rinnovo automatico? Cioè se quest'anno è di rinnovo automatico, succede che già a gennaio Alessandro potrebbe trovarsi una sistemazione e quindi trovare già l'accordo con una squadra a partire ovviamente dalla fine della stagione, e noi appunto potremmo risparmiare l'ingaggio di Alessandro e liberarci insomma di questo giocatore. Ora devo dire delle cose su questa situazione. Innanzitutto la cosa che voglio dire io è che noi siamo stati molto molto poco attenti nell'andare da questo punto di vista a giostrare una situazione con Alessandro sbagliata, perché tu questo difensore centrale, questo Alessandro si è riscoperto di C, perché Alessandro nasce terzino, però è logico che sono anni che ormai non lo fa, e il fatto che vada via, molta gente ha scritto sui social va via, ma poi devi prendere un terzino per sostituirlo. In realtà no, perché tu a sinistra devi prendere un terzino qualora tu volessi tornare a giocare a 4, però uno già ce l'hai, che è Cambiaso, che è un esterno, può fare anche il terzino a 4, cioè non è che Cambiaso non lo può fare. Quindi è vero che tu devi rifare le fasce sia a sinistra che a destra, perché è chiaro che tu te ritrovi in una situazione in cui sia a sinistra che a destra, alla fine sulla fascia, se tu vuoi giocare a 4 dietro, chi c'hai? Cioè, no, chi ha, se tu vuoi giocare a 4 dietro, cioè se tu ti viene in mente
di giocare a 4 dietro, chi è che c'hai alla fine? Chi è che puoi prendere? Cioè, Cambiaso a sinistra e basta, se non erro, no? Hai solo quello a sinistra di ruolo. Poi c'hai Kostic, che non è un terzino, ma è un esterno di un centrocampo. C'hai Ealing, che non è un esterno, ma è un'ala. Cioè, di terzino puro a sinistra tu c'hai solo Cambiaso. A destra non è che la situazione migliora, perché tu a destra comunque hai un giocatore come De Sciglio, che con tutto il rispetto credo pure che non, cioè, credo che debba essere accompagnato via. E in più, tesoro, hai anche un giocatore come Danilo, che con tutto il rispetto, Danilo penso anche lui meglio da centrale. In più c'è pure Weah, che però non è un terzino, ma lo può fare. Cioè, in realtà il ruolo vero di Weah è quello di esterno di centrocampo. Quindi ci sono varie situazioni che possono essere orchestrate. L'importante però è andare ad investire su sto difensore, perché io credo che sia una delle più grandi lacune della Juve attualmente. Cioè, la difesa della Juventus sicuramente deve essere sistemata, però è grave il fatto che tu giochi a 3 senza un DC che usa il sinistro. È grave, perché ci metti Alessandro e non è bravo, perché non è bravo. Ci metto Danilo ed è adattato, perché Danilo non è un giocatore che gioca a sinistra, ma gioca principalmente a destra. Non prendo un giocatore come Gatti, lo voglio far giocare a destra e non mi ci sa giocare. Cioè, la situazione è un po' paradossale. Sono delle situazioni, sono delle cose che purtroppo vanno, da questo punto di vista, ad essere chiarite. Però mi meraviglio della società che quest'anno non ha potuto neanche fare uno sforzo piccolo piccolo per un difensore centrale in quella posizione. Io non credo. Cioè, il discorso, sapete qual è? Io non mi aspettavo mica un acquistone da 40 milioni di euro, per dire, anche se vuoi migliorare, quello è. Però cavolo, almeno, dico io, almeno un semplice acquisto, anche sui 10 milioni, ti è un nome, che ne so, nuovo, un giovane, un ragazzo che avrebbe potuto, che ne so, mettere, perché non è che noi abbiamo tutta sta scelta, capite? O lo prendi o sei fregato. Ma questo pure se giochi a 4, non è che se giochi a 4 allora no, tu non lo prendi. Se giochi a 4, la situazione che si crea dentro il campo è comunque grave, perché a 4 giochi con un terzino a sinistra, un terzino a destra, due centrali. I due centrali, uno è destro, l'altro è sinistro. Tutto qua. No, assolutamente no. Sulla scelta, questo è. Sandro è una piaga sociale e quindi va preso e silurato, possibilmente nella maniera più veloce possibile. Detto questo, ovviamente, ragazzi, questo è un qualcosa che doveva essere fatto già tanto tempo fa. Cioè, è chiaro che in una situazione del genere bisognava, insomma, sicuramente gestirla un pochino meglio. Perché se può parlare fin quando volete, possiamo discutere fin quando vogliamo, ma alla fine Alessandro è un mistero perché giochi ancora qui. Ora, il difensore centrale è un ruolo molto particolare, all'interno del quale sicuramente, se deve fare il titolare tra l'altro di una difesa a 3, devi cercare di prendere un nome idoneo, perché perché dico io, diciamo la verità, dai, è un ruolo Secondo me è un ruolo troppo delicato per non essere studiato, nel senso, non mi prendete un difensore centrale che non abbia un minimo di esperienza in una difesa a 3. Cioè, se tu prendi un giocatore, no, che ha sempre giocato a 4 e me lo vuoi mettere a 3, è normale che io ti dico no, anche se può essere il miglior giocatore del mondo, a meno che non è un affermato nel pieno della carriera che poteva dare qualcosa, che potrebbe dare qualcosa, ti dico di no. Quindi cerchiamo di prendere uno che sta a giocare sia a 3 che a 4, ma che comunque ha una dominanza nel gioco a linea, capite? Perché giocare a 3 e giocare a 4 sono due cose completamente diverse in difesa. Molta gente dice, ma tanto difensore centrale che vuoi, se fa il DC praticamente può giocare sia a 3 che a 4, non te ne deve frega niente, tanto sa giocare in tutti e due i modi. Non è tanto vera sta cosa, ripeto, non è tanto vera, non è per niente vera in realtà questa cosa, perché ci sono giocatori che fanno il DC,
che giocano a 4, che se li metti a giocare a 3 una cosa, guarda, diventano scarsoni assoluti, così come ci sono giocatori che giocano a 3 che comunque se li metti a giocare a 4 non ti sanno giocare. Quindi mi raccomando, intanto apprende un giocatore decente che sappia giocare in entrambi i modi, perché non è detto che la Juve resti a 4, a 3, perdonatemi. Non è detto che la Juve, allora, non è detto che la Juve, non è detto che questa squadra, questa formazione, che questa Juve resti anche nel futuro a 3. È una cosa molto semplice da capire, a prescindere da chi sarà, poi da quali saranno gli uomini. Può essere che tutti che dice, guarda, ho deciso, voglio giocare a 4 dietro, che si può fare perfettamente, ma devi avere gli interpreti giusti. Se vuoi giocare a 3 e hai un Bremer che è titolare perché comunque sta al centro della difesa, l'altro dovrebbe essere uno fra Danilo e Gatti, mettiamo caso che voglia far giocare Danilo sul centrodestra, che comunque Danilo è Danilo e ha un certo tipo di qualità, e Gatti va in panchina, a sinistra, avendo Bremer che è tosto fisicamente, avendo Danilo che è il difensore un po' più rapido nei movimenti, bravo nei movimenti, servirebbe uno che sa giocare la palla. Quindi cerchiamo di scegliere, io quello che voglio dire, lasciate perdere il tipo di difensore, va bene? Allora, proprio fuori un attimo, allora eliminate un attimo i discorsi sul tipo, perché tanto non li stiamo facendo. Mi raccomando, la posizione. Non prendiamo giocatori che non hanno mai giocato a 3 e poi li mettiamo qua e dici gioca a 3. È inutile che prendiamo giocatori che non hanno mai giocato a 3 all'interno di una difesa del genere, perché servono elementi che abbiano già lavorato in quel senso. Quindi fatemi sapere un pochino nei commenti qual è la vostra opinione. Voglio conoscere un pochino le vostre idee. Cioè, secondo voi noi dobbiamo continuare con questa difesa a 3 e quindi continuare a prendere giocatori, oppure dobbiamo andare a ribadire quelle che sono le situazioni a 4? Cioè, ricambiare a 4 si può se tu c'hai terzini forti. Cioè, perché uno gioca a 4 dietro? Perché evidentemente ho delle fasce ben fatte, che anziché avanzare e mettere su un centrocampo, io le metto in difesa perché so che ho un centrocampo solido, una difesa. Invece qua non c'è sta niente, qua non c'è sta una difesa, qua non c'è sta un centro, qua non c'è sta niente. Qui bisogna valutare un pochino di situazione, bisogna comprendere. Fatemi sapere un pochino nei commenti qual è la vostra situazione, ragazzi, qual è la vostra opinione.